ruota il sesto storto per il Livorno intorno al 15° del primo tempo, quando sul cross di Palladino Lucarelli finisce a terra spalla a spalla con Pasquale. Per Lucarelli è rigore, per l'arbitro no, e la pioggia che batte Firenze già prima della partita non raffredda lo spirito dell'attaccante livornese, che si sente vittima di un torto e non se ne sta zitto. Passano 3 minuti, Airoldi decide che ne ha abbastanza, si volta con un rosso diretto, pone fine alla partita di Cristiano Lucarelli. La prova TV è chiara nell'indicare subito la colpa ed il suo peso. Airoldi spiega ai giocatori livornesi che ben 3 volte Lucarelli gli ha detto: sei scandaloso. Questo è il peso dell'offesa, dell'episodio che indirizza in assoluta pendenza la gara del Livorno. La Fiorentina prende presto il vantaggio della superiorità numerica, passando già al 21° con Toni, che spedisce in rete la respinta di Amelia su Fiore. Gol annullato giustamente in fuorigioco. Ma è solo questione di minuti, perché al 27° su cross di Ushvalusi Toni svetta di testa su Vargas. Sul gol numero 6 dell'attaccante Viola crolla l'imbattibilità del Livorno, aveva la migliore difesa del campionato, e del suo portiere, che si ferma a 438 minuti. La Fiorentina aumenta la pressione realizzando la seconda rete 7 minuti dopo, una rete che arriva da un passaggio profondo di Donadella, su cui Pazzini fa un lavoro di controllo di alta qualità, appoggiando per Jorgensen, che piazza il colpo del 2-0. Si gioca su un terreno quasi impossibile anche per i colpi dati e ricevuti. Il Livorno accenna una reazione negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Prima Frey disinnesca il pericolo sul tiro di Palladino, poi De Ascenti si imprime alla sfera una spinta maligna cercando di sfruttare l'effetto sorpresa del terreno scivoloso. La palla del 3-0 invece ce l'ha la Fiorentina con Gamberini al 45°, che però calcia troppo forte. Il divario tra i mezzi della Fiorentina e il suo avversario aumenta nella ripresa. Al quarto d'ora i Viola affondano in contropiede avviato da Jorgensen, Pazzini trova il gol e l'angolo con un tiro leggermente ad effetto. Sembra tutto chiuso, tutto finito per il Livorno, e la Fiorentina si rilassa. Escono Jorgensen, Toni e Brocchi per Pancaro, Boginov e Pazienza. Donadoni aggiunge Lazetic e il livoriano Bakayoko, chili ed energia in più in attacco. La mossa ha un suo senso, perché incredibilmente la partita si riapre nei 7 minuti finali. Galante spedisce in rete la respinta del palo colpito da Lazetic. Un minuto dopo l'incredibile rimonta si fa un po' più concreta con Morrone, imbeccato da De Ascentis, che infila il diagonale per il 3-2. La Fiorentina così è costretta a svegliare a rientrare in partita, una partita che l'ineffabile Airoldi chiude fischiando anche con 10 secondi di anticipo sui 3 minuti di recupero.